convinti che si riesca a fare anche lì il cappotto, bisogna che il tecnico... Finanziamenti agevolati per privati e imprese, ma anche le modalità di acquisto del credito d'imposta. Di questo e di tutte le novità dell'ecosisma bonus se ne è parlato ieri al ristorante Cascina delle Rose a Sant'Ippolito, durante un convegno organizzato dalla Banca di Credito Cooperativo del Metauro. L'incontro era riservato a tutti gli operatori del settore e suoi clienti, come architetti, geometri, ingegneri, imprese di costruzione, impiantisti e amministratori di condominio. Abbiamo approfittato di questa iniziativa del decreto rilancio che prevede degli incentivi col 110% sugli interventi sia per la messa in sicurezza degli immobili sia per la riqualificazione energetica e noi, ecco, volendo sostenere il territorio, abbellire il territorio con il nostro sostegno, abbiamo invitato tutti gli operatori di settori a questo convegno proprio per testimoniare la nostra presenza e il nostro ruolo attivo che vogliamo avere in questo progetto. La banca, ha proseguito la direttrice, sosterrà il progetto mediante l'acquisto del credito d'imposta direttamente dai privati e dalle imprese, oppure con dei finanziamenti dedicati al comparto anche tramite i Crea Banca o i due partner Harley e Dickinson e Denigas e Luce, con i quali è stata stipulata una convenzione. Abbiamo un doppio obiettivo: il primo è quello appunto di dare un'infarinatura agli operatori di settore di quello che è la normativa primaria e secondaria dell'eco bonus e del sisma bonus col credito fiscale al 100% e rappresentare quello che è l'istituto della cessione del credito a terzi. Il secondo obiettivo appunto è quello di presentare l'accordo che i Crea Banca ha sottoscritto come capofila con Enigas e Luce e Harley Dickinson per permettere agli operatori del settore, quindi agli agenti economici che interverranno come aziende edili e professionisti, quindi nel tutto il circuito, per poter intervenire e poter partecipare come protagonisti in questo mercato che si sta aprendo della riqualificazione energetica. Nelle prossime settimane, fa sapere l'Istituto di Credito, verranno diffuse le linee guida e verrà promossa la nuova gamma di finanziamenti agevolati che accompagneranno gli incentivi fiscali previsti dal decreto rilancio. Il super ecobonus è rivolto sicuramente ai condomini, sia grandi condomini che mini, ma soprattutto anche alle abitazioni singole. Una grande opportunità, va gestita con molta correttezza, con molta attenzione per tutto ciò che sono le normative esistenti. È un qualcosa che non pensiamo si ripresenterà nel futuro e che ci aiuta sicuramente a riqualificare tante abitazioni che ormai sono in stato, non dico fatiscente perché quelle ce ne sono, ma possiamo riqualificare anche tante altre abitazioni dove tutti noi viviamo e ci permettere di migliorare la qualità della vita sicuramente, e oltretutto andiamo anche a ottenere una grandissima riduzione dei consumi che sicuramente è interessante in questo momento.